caso quello che riguarda queste sei leggi di cui ci occupiamo di questo referendum per abrogarle, che possono sembrare delle cose tecniche particolari come l'anatocismo e altre cose, possono sembrare delle anomalie di un sistema bancario. Io vi dirò che dopo una decina d'anni che ho studiato profondamente questo problema, in realtà non si tratta di anomalie, il sistema oggi è basato sull'illusione e sulla ripetizione di operazioni che apparentemente sembrano innocue ma sono delittuose. Già nei primi 5 minuti in cui uno entra in banca non si accorge che magari quando sta versando 100 euro cash, una banconota da 100 euro, il cassiere, l'operatore della banca provvede a iscrivere questi 100 euro nel conto, quindi sta facendo un'operazione che si chiama smaterializzazione di un titolo. Il titolo banconota da 100 euro diventa denaro elettronico da 100 euro, ma il titolo rimane. In questo momento ha già raddoppiato la banca il denaro che è stato versato e nessuno se ne accorge. Sarebbe facilissimo, basterebbe segnare la banconota, mettere dei carabinieri fuori, il primo cliente che riesce con quei 100 euro perché sono stati riciclati dal cassiere, a quel punto si blocca la banca, si arrestano tutti, nessuno l'ha mai fatto, nessuno se ne è accorto, eppure tutti siamo andati in banca a versare del cash sul nostro conto o per effettuare dei pagamenti sui conti di altri. Quindi tutte queste banconote non sono mai state distrutte e già lì la banca raddoppia il capitale che viene versato. Questa cosa succede continuamente, nessuno di noi ci ha mai fatto caso. Alzi la mano chi ha capito quello che ho detto e se ne era già reso conto prima. 4-3 persone, eppure abbiamo anche un magistrato, mi pare. Dov'è? C'era anche un magistrato, non vorrei sapere se se ne è accorto il magistrato, oppure se se ne è accorto il prete, il caro Don Abramovic, cioè. Voglio dire, è un gesto normale, andiamo in banca, versiamo un titolo. Questo titolo viene smaterializzato, dovrebbe essere distrutto per evitare proprio la duplicazione di quel valore. Quindi ecco, se pensiamo che già da lì comincia l'illecito bancario, possiamo immaginare, quindi semplicemente applicando il buon senso, senza dover essere ragionieri o economisti o chissà che cosa, già capire come mai poi si arriva a questo discorso della riserva. Cioè il concetto della riserva è che il 15 del mese la banca centrale controlla che sul conto intestato a lei stessa, che è presso ogni banca, ci sia per esempio il 2% del denaro che la banca ha creato attraverso false scritture contabili, cioè il denaro elettronico è tutto creato, ormai vi siete rese conto, attraverso delle false scritture contabili. Che cosa succede? Perché siccome abbiamo a che fare con un sistema che bara, per sua, come respira, bara, per sua natura, in realtà sul conto cosiddetto a riserva, cioè quel 2% che dovrebbe rimanere a garanzia del denaro creato dal nulla, dalla banca, la banca non mette liquidità, cioè non mette denaro elettronico, ma mette titoli. Ed ecco, questa è la cosa importante. Come fanno questi titoli di Stato? Come facciamo a trovarli nel bilancio della banca centrale quando ci dicono tutti che le banche centrali non possono comprare titoli di Stato direttamente? Perché lì si ritrovano in pancia attraverso il conto della riserva frazionaria. Quindi che cosa voglio dire? Siccome praticamente più del 90% dei titoli del debito vanno a finire in questi conti di riserva e siccome sappiamo che questa riserva nella zona euro è stata fino al 2% fino a poco tempo fa, possiamo calcolare che il denaro creato dalle banche, parlo delle banche italiane, è 50 volte il debito pubblico. Allora il signoraggio o rendita monetaria che le banche italiane hanno avuto è almeno 50 volte il debito pubblico. Quindi vuol dire che se io fossi socio della Banca d'Italia, per esempio INPS, che ha il 5% di quota della Banca d'Italia, di cui l'amico Galloni è revisore dei conti, avrebbe teoricamente diritto a questo 5% di questa cifra, 50 volte il debito pubblico, essendo l'INPS un socio della banda centrale. E quindi facciamo due calcoli: quanto fa il 5% di 50 volte il debito pubblico? Fa 2,5 volte il debito pubblico. Quindi se l'INPS evidenziasse il fatto che ha diritto ad avere il 5% come partecipante della banca centrale di questa rendita monetaria, si scoprirebbe che l'INPS da solo potrebbe ripagare il debito pubblico, ma sarebbe ancora 1,5 volte il debito pubblico esistente.
Questi sono, l'ho detto apposta perché so che l'amico Galloni ora farà due conti perché è bravissimo. No, non è 2,5, è 2,6 oppure 2,4, comunque, oppure dire altre cose, ma infatti questa è una domanda indiretta, però ecco, naturalmente perché l'INPS avrebbe diritto a richiedere? Attenzione, questo è il punto fondamentale, l'INPS è l'unico socio pubblico della Banca d'Italia. Quindi non è che ne avrebbe diritto perché si chiama INPS, ma ne avrebbe diritto in quanto rappresenta lo Stato, perlomeno lo Stato dovrebbe riscuotere la sua parte. Il resto del 95% dei membri della Banca Centrale invece sono debitori, in quanto loro sì, fanno parte della banda. Quindi questo è il concetto importante. Attenzione, se il 95% della Banca d'Italia deve restituire questa rendita monetaria allo Stato, non può farlo naturalmente creando altro denaro attraverso altre false scritture contabili, perché poi in questo modo si ritroverebbe anche debitrice di questa nuova rendita monetaria. Ma il sistema bancario dovrebbe saldare questo debito, una volta che è emerso e diventa ormai conoscenza pubblica, con i propri asset, con i propri assetti, cioè con i propri beni. Ora, siccome il sistema bancario non ha 50 volte il debito pubblico in beni immobili e in altri beni che possono essere restituiti, è evidente che in questo momento questo sistema è fallito. Grazie. Do la parola a Gian Floriani, il quale si è ritrovato in una trasmissione televisiva con il video di lui.